come nostra abitudine ogni tanto ci piace pescare fra i fermenti della musicalità del nostro territorio. Oggi vi parliamo infatti di Gigi D'Enrico, un cantautore che ha realizzato un cofanetto dedicato a Audrey Hepburn, il mito del cinema americano. Parliamo degli occhi di Audrey. Come ti è venuta questa idea di fare una dedica a questo mito del cinema americano? Semplicemente perché è un'attrice che mi piace molto. E poi io penso che, sinceramente, è difficile chiedere a un musicista perché scriva una cosa. Io credo che un musicista scrive e basta. E così è successo a me, in pratica. Cioè, io mi sono ritrovato un giorno nei miei occhi, gli occhi di Audrey, sono andato nell'altra stanza, ho accordato la chitarra ed è venuto fuori il pezzo. La scelta dei pezzi, mi spiegavi che hanno tutti un significato particolare, facci partecipe. Io per la realizzazione di questo lavoro sono partito non tanto dalle canzoni dei film, dalle musiche dei film, perché mi sembra una cosa alquanto banale, ma sono partito dalle canzoni che mi ricordano Audrey Hepburn. Certo, la scelta può sembrare un po' bizzarra, però ad esempio io penso che Quando piove è non altro che il soggetto di Colazione da Tiffany, perché in Colazione da Tiffany loro sono vicini di casa e lui la sente quando lei scende le scale, quindi te sento quando scende in scala. Sina, che è un pezzo di Japan, penso che tra l'altro in una versione dei Manhattan Transfer ha vinto un Grammy Award. Sina in italiano non ha un corrispettivo, cioè se in brasiliano la malinconia e la saudade, Sina è più della malinconia, quindi praticamente è una dedica al personaggio che oggi manca. E poi ancora Luna Rossa, perché io, diciamo, un passato un po' strano, cioè nel senso che io a un certo punto della mia vita lascio la banca per dedicarmi completamente alla musica. Ovviamente questo fatto ha portato un po' di crisi, no? Quindi questa vaga distrattamente abbandonata, l'occhio sotto cappiello a nascunnuto, non è altro che il mio stato d'animo, e semmai, ecco, proprio un c'era una volta, come cominciare questa storia. E poi c'è Gli occhi di Audrey, che è uno strumentale. È uno strumentale che è ispirato anche ad una poesia di André Breton, che a un certo punto dice: la mia donna dalle ciglia di bambola che apre e chiude gli occhi. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.